In questa situazione, per molti versi paragonabile ad una stagione di guerra, in cui le regole consuete non permettevano di trovare soluzioni ordinarie, abbiamo alla fine deciso di fare da soli, perché era indispensabile reagire in tempi rapidi. Spesso perciò ho dato ai miei collaboratori indicazioni di procedere quanto più celermente possibile. Aria perciò si è fatta carico di svolgere un compito di proporzioni gigantesche in uno scenario di mercato nazionale ed internazionale molto complicato. Non vi voglio raccontare le difficoltà che abbiamo affrontato e i tanti personaggi che hanno cercato di inserirsi per cercare di truffare anche la nostra regione. Vorrei qui ricordare a titolo d'esempio solo alcuni dei principali acquisti effettuati da Aria in questi mesi, a testimonianza di questa straordinaria mole di attività. Camici chirurgici, impermeabili DPI di terza categoria, grembiuli, quantità 28 milioni, importo 126 milioni di euro. Defibrillatori 161 per 880 mila euro. Guanti in nitrile 68 milioni per 3-4 milioni di euro. Guanti in vinile 51 milioni per 2-3 milioni di euro. Kit per detection molecolare 200 mila per 6-1 milioni di euro. Mascherine chirurgiche 110 milioni per 29 milioni di euro. Mascherine FP2, FP3 44 milioni per 52 milioni di euro. Mascherine per uso civile 55 milioni per 7,2 milioni di euro. Occhiali protettivi a maschera 4,1 milioni per 8,5 milioni di euro. Ossigenoterapia 23 milioni per 39 milioni di euro. Tute protettive 4 milioni per 23 milioni di euro, visiere 6,7 milioni per 8 milioni di euro, per un totale complessivo di acquisti del valore di 365 milioni di euro, seguendo le procedure eccezionali previste ed autorizzate dal governo per affrontare l'emergenza. Ed anche in questa fase sono state rispettate, come dicevo prima, le regole dettate dall'emergenza. Stare a guardare prima e giudicare poi è lo sport preferito per molti.